Ragazzi, mi hanno detto che per il pesce d'aprile, oggi è Pasqua, pesce d'aprile, quindi buona Pasqua se riesco a caricarvi il video subito. Bene, mi hanno detto che è successo qualcosa di oddio su Minecraft. Quindi oggi siamo qui per analizzare la cosa. Prima di tutto vediamo Missing No Minecraft, la scritta Minecraft logorata, qui tutto strabico, i realms che non partono. Diciamo che, ecco, ci sono un po' di cose strane. Va bene, mi fa molto piacere questa cosa. Se vi chiedete chi è Missing No, è un Pokémon creepypasta di Lavandonia. Ne avete sicuramente sentito parlare. Ed è una creepypasta di un Pokémon, diciamo, che ammazza tutti in pratica. Voglio entrare nella Warcraft per farvi vedere quello che è successo, cioè quello che sta succedendo. Allora, non vado dietro di me perché qua c'è uno spoiler del video di domani della Warcraft. Ma guardate, questo è il mio magazzino sotterraneo. Questo è uno stone brick slab. Questo cos'è questo? Cracked stone brick. Quindi qualcosa sta succedendo. Vi direte, hai le texture buggate? Ecco, no, sto usando la beta texture Minecraft. Beta texture Minecraft non è la texture beta, è semplicemente la texture che hanno messo su Minecraft, sul sito di Minecraft, da scaricare. Io volevo scaricarlo, cioè l'ho scaricata e l'ho rinominata così per ricordarmi che è quella lì, ma l'ho semplicemente rinominata io. Comunque adesso useremo la default. Proviamo con la default, quella che ancora ha le, teoricamente ha le texture della 1.13, della 1.12. ed eccola qua, ragazzi. Ora l'avete visto, siamo con la versione che vi dicevo prima, ragazzi. Wow, siamo nello Zephyr 18v10d. E perché il rosso ha questo coso qui? Cioè ha il coso diverso. Ok, questo è lì. Oddio, no regà, questo cos'è? Dov'è? Aspetta, Oak Planks. No regà, ma ecco il portale del Nether. No regà, questa è una crafting table. Questa era la mia sala degli incantamenti. Vediamo qui la far di pesca, ragazzi. Oh signor. Allora, la mia casa, la testa di Wither. Oddio. Ma la... cioè si sono... questo è il mio acquario. Ragazzi, che cosa. Sembra tipo Lavandonia, tutto buggato, tutte quelle cose, cioè, da Lavandonia. Io non ho giocato, ma ho visto Pokémon Rosso, c'era la versione, dai, remake, diciamo. E c'era Missing No che l'hanno messo volontariamente. Ragazzi, ma questo è stranissimo, i pesci sono normali, forse. No, quello è rosso. No, ragazzi, guardate i salmoni, ha modificato pure le texture dei pesci. Dei salmoni. Guardate il pesce palla. Le squid, ragazzi, ma... oh signor. È tutto buggato con le texture che non sono caricate. Io è il mio primo pesce d'aprile che gioco, perché l'anno scorso ero via e non lo so. Guardate qui, questo cos'è? Questo è stone. L'acqua è circa normale. Parte i pallini che arrivano. Guardate qui la torre di Lore. Il suo castello sembra normale, anche se vorrei andare a vedere l'interno. Ma guardate tutta la zona. No, regà, il deserto è l'unica zona, tra virgolette, normale. Qui l'erba che ha due cosi si carica, vabbè. Il deserto è, tra virgolette, normale a quanto sembra. Guardate il ponte di Lore. Oh signore, ragazzi. Oddio. Oddio.
Lore, se vedi il tuo castello, io che ti ho dato l'erba, ecco, devi rifare tutto, no, scherzo. È semplicemente una cosa di oggi, teoricamente, ma wow. Vediamo la casa di Dan. Vi faccio un breve tour. Comunque il deserto è l'unica zona che ha un senso di normalità. Io voglio adesso, primo d'aprile, screen del primo d'aprile. Mamma mia, cioè ragazzi, no. Non riesco. Qui che cosa c'è? Non lo so, non si capisce niente. Questa è la casa di Dan. Casa di Dan, non si vede manco la porta. Tipo questa, ok, bene. Quello è il mio cavallo. Dan? No, questo è il mio cavallo, bastardo. Comunque, questa è la casa di Dan. Qua vei i sotterranei, la stone sembra normale. Guardate qui. Faccio screenshot qua e là perché è una figata anomala. Io pensavo fossero strani i miei sotterranei, ma guardate gli alberi di JC. Lui che qua c'ha una piccola, tra virgolette, piantagione di alberi. Voglio solo controllare, tipo questa chest, la apro, guardate. Tutta la cobblestone non viene caricata. Lì c'è una mucca che è nel nulla purina. E guardate la texture della mucca, è logorata, il maiale è tipo ammalato, che ne so. Raga, qui è più una distruzione che un, che una, cioè. Entrando nella casa di JC. Cioè, guardate qui, è molto bello la texture di sto legno, ma guardate. Qua ci sono i sotterranei, sono dei fenomeni. E fa quasi paura vederlo. Guardate qua l'acqua. Quella è la casa di Aver, ragazzi. È fatto interamente di legno e cobblestone, stone brick. Quindi, ecco. Io faccio uno screen perché wow, cioè ragazzi. Non, wow, questo qui non sarà contato come episodio della serie, io qua pensavo fosse una scala. Sarà tipo un video reaction alla Warcraft con sto nuovo, con le texture buggate qui del primo d'aprile. Guardate la casa di Aver. Se lui la vede gli verrà tipo una malattia cardionucleica perché oddio, ragazzi, non si capisce niente. Nei sotterranei non ci vado che magari c'è un creeper e esplode tutto. E dopo meglio che siano buggate le texture. Però, cioè, guardate qui. Questo è un maiale, ve l'ho già fatto vedere. Sì, ma è logorato, tipo. È tutto distrutto, guardate il piccone. Ha malattie. Guardate sta zona, quella. Guardate, io che qui ho la stalla che è fatta con gli slab, non so neanche dove sono caduto perché mi sta venendo male agli occhi. Guardate qui. Questa è la stalla. Wow. Oddio, cos'ha il sole? C'ha tipo una malattia, mi sono anche accorto adesso. Qui non è più una cupola di vetro, è una schi uno, schif uno schifo. Guardate qui, per distruggere le cose si buggano tutte. Il cavallo. Cavalli scheletri. Questa è casa mia. Wow, cioè forse è l'unica casa normale rimasta abbastanza normale fra tutte. Io ero venuto qui, solo che io ragazzi ero venuto qui per fare uno screenshot per il video di domani, non posso farla. No! Ragazzi, guardate le verruche del Nether. Se io spacco questa, per esempio, ah, me le dà, sono distrutte ma me le dà. Poi tipo, sono tutte. Vabbè, il blocco è tutto buggato. Ragazzi, è stranissimo, non so cosa dirvi. Il video è finito, non so, wow, cioè ci sono rimasto male, io dovevo fare una miniatura, l'ho vista così. Comunque ragazzi, il video è finito, spero che vi sia piaciuto, se siete rimasti strani per lo snapshot pure voi lasciate un like. E ci vediamo al prossimo video, che è domani, da Nenico è tutto, bella.